l'arrivo alla stazione di Karaganda, quarta città più popolosa del Kazakistan. L'orchestra popolare italiana capeggiata da Ambrogio Sparagna fa tappa qui, in uno dei luoghi di Arcipelago Gulag di Alexander Solzhenitsyn, lembo di terra che ha assorbito tantissimo dolore per portare l'allegria dei ritmi della tradizione musicale religiosa italiana. Nella bella cattedrale cattolica di Karaganda la maggior parte del pubblico è di altra confessione o religione, ma la musica supera, come si sa, anche le barriere doganali dei credi e i presenti pian piano si coinvolgono nello spettacolo. Sono molto contento che siano venuti da noi. Oggi è venuta tantissima gente, la maggioranza della quale non sono cattolici, sono di tutte le etnie, di varie religioni, per esempio ortodossi, musulmani anche, ma è proprio vero che la bellezza per esempio di questa cattedrale, la bellezza della musica, la vivacità, la semplicità di questa musica arriva al cuore di ogni persona e può unire tutti. La Russia, lo sappiamo, è frequentata da molti musicisti italiani, ma qui a Karaganda, e in particolare nella chiesa della minuscola comunità cattolica locale, è la prima volta che risuonano le note del bel paese. Siamo venuti per incontrare delle persone che hanno vissuto un'esperienza di fede in momenti difficili della storia e abbiamo trovato un'accoglienza straordinaria, emozionante, un pubblico attento, caloroso, un pubblico che ha cercato, come deve essere, il dialogo con chi suona, con chi canta. E questo è l'emozione più forte. Sentirsi in questo posto che è così lontano dall'Italia e dall'altra parte del mondo, al centro dell'Asia, sentirsi accettati, accolti come se fossimo in qualsiasi paese dell'Italia mi ha riempito e ci riempie di grande gioia.
Un incontro artistico-religioso che ha lasciato il segno, che ha gettato dentro i meccanismi dei rapporti internazionali dettati spesso da interessi politici ed economici, spesso sfocianti in conflitti, il piccolo seme della comprensione tra culture e tradizioni diverse, un segno di amicizia tra i popoli, unico terreno su cui può prosperare la pianta della pace. Thank you.